Questo libro è un libro che svela un'Italia che in parte conosciamo e in parte no. Va a riscoprire alcuni segreti, come dice lo stesso titolo, di un momento che è una fase storica decisiva per l'Italia che conosciamo, perché ha determinato persino il fatto se doveva essere una repubblica o una monarchia, perché il comportamento, l'esito di quei fatti ha decretato un clima talmente negativo verso la monarchia che alla fine si scelse la Repubblica anche per questo motivo. Quindi sono giorni decisivi per il futuro della nostra nazione. Ancora oggi, in qualche modo, le conseguenze dell'8 settembre, quei segreti, i colpi di scena, perché siamo di fronte a un vero e proprio giallo storico, dove succede davvero di tutto e il contrario di tutto. Allora, il senso del libro è l'approfondimento dei fatti, scoprendo anche alcuni segreti, due principalmente. Se la fuga da Roma era concordata con i tedeschi, e il secondo elemento, se i vertici italiani erano a conoscenza dello sbarco a Salerno. Su questi due grandi dubbi della storiografia si cerca di dare una risposta sulla base delle fonti. Sindaco, dopo 80 anni l'8 settembre è ancora una data importante. Quanto pesa sulla nostra storia? Pesa ancora molto perché abbiamo davvero oggi compreso e capito come forse proprio nella genetica del popolo italiano ci sono talvolta delle incapacità di analizzare in maniera pragmatica la situazione reale. Talvolta il detto e non detto, un condizionale creano davvero i presupposti per una tragedia. E questo è stato ben descritto in questo libro, perché se l'8 settembre fosse stato gestito in maniera diversa, sicuramente la guerra sarebbe terminata molto prima e certamente avrebbe risparmiato molte vite umane di molti soldati. È un inedito, abbiamo oggi scoperto che nella rete spionistica c'era un farmacista di Bordighera che forniva da supporto per la base spionistica, per tutto quello che era il controllo dei porti della Liguria nei traffici anche con la Francia.